Salve, io sono Nick di Geeky Minds e benvenuto in un nuovo episodio di Movie Nick. Il film di oggi è arrivato un po' all'improvviso perché mi era completamente scappato di mente, nonostante avesse fatto grande clamore al Festival di Venezia, e quindi appena l'ho visto nel catalogo di Netflix me lo sono subito guardato, e questo film è Storia di un matrimonio. Vi dico subito che in questa recensione non ci saranno spoiler, nonostante non è che ci siano così tanti risvolti di trama, trattandosi di una, diciamo, di una situazione quotidiana, ma comunque non ne farò, quindi potete stare tranquilli. Quindi l'ho visto e devo ammettere che non è per niente male. Partiamo dalla regia di Noah Baumbach, che è il regista che devo ammettere che non conoscevo e che ha fatto un buon lavoro, con una regia che appare a volte molto banale, mentre invece altre volte molto ispirata, con inquadrature davvero belle. Passiamo poi alla trama, che è molto semplice e vuole mostrare nel modo più umano possibile il divorzio fra due persone, e vuole mostrare che nonostante magari fra le due persone ci sia ancora un legale affettivo, quindi nei migliori dei casi di divorzio, si possono comunque creare malumori e scontri, e questo riesce molto bene nel film. Ma il suo punto di forza è sicuramente il cast, in cui tutti gli attori sono stati molto bravi e in cui spiccano i due protagonisti, che sono Scarlett Johansson e Adam Driver. Partiamo dalla prima, che qua interpreta un'attrice che è sempre stata molto legata ad un regista di teatro e che per lui ha rifiutato moltissime offerte vantaggiose che avrebbero fatto spiccare la sua carriera e che ora, nel momento del divorzio, le usa contro di lui. E Scarlett Johansson è stata davvero bravissima ad interpretarla, dando una performance incredibile. Ma l'interpretazione che ho preferito è stata quella di Adam Driver, che qua interpreta per l'appunto il regista, che pensa di essere sempre stato dalla parte della ragione, non notando mai i suoi errori, e anche dopo la rottura continua a volere il meglio per la persona che ama. E qua Driver ha dato un'interpretazione davvero magistrale, e credo la migliore del film, e credo forse anche la migliore della sua carriera. Tra l'altro apprezzo molto che questo attore è nato come la brutta copia di Darth Vener, tra virgolette, invece adesso si sta riuscendo ad emancipare con performance incredibili come questa o come quella in Black Klansman. Ma la cosa che rende le loro interpretazioni così ben riuscite è, diciamo, il feeling che c'è fra i due attori e che insieme funzionano davvero molto bene. E infatti tutte le scene in cui sono presenti entrambi in scena hanno una potenza veramente incredibile. Punto un po' meno riuscito, secondo me, è la fotografia, che usa questo filtro quasi documentaristico e che non sono riuscito ad apprezzare appieno, per quanto capisca perfettamente l'intento di voler dare, diciamo, un tono più realistico al tutto, però, boh, non so, non è riuscito a convincermi appieno. Sarà un puro gusto personale, ma purtroppo non ci è riuscito. Difatti invece che mi ha reso veramente pesante la visione è la durata, infatti dura 2 ore e 20 e nonostante capisca benissimo che si volesse dare spazio recitativo agli attori e il maggior numero di dettagli possibili e di sfaccettature ai personaggi, se aggiungiamo a appunto questa durata estesa anche delle scene superflue e in più un modo di narrazione, un metodo di narrazione lento dovuto proprio dal tema trattato e dalla tipologia di storia, arriviamo veramente a una lentezza assoluta nel complesso che rendono il film pesantissimo. E questo era il mio parere su Storia di un matrimonio, un film molto riuscito dalla parte attoriale e umana, ma un po' meno riuscito dalla messa in scena a livello complessivo. Ed il mio voto è 3 perché ci troviamo davanti comunque a un buonissimo film, ma un po' troppo appesantito. Bene, io come al solito vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, a commentare qua sotto per dirmi la vostra, campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati e ad iscrivervi al canale. Per oggi da Movie Nick è tutto, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi!